poi andrà tutto bene. Ne sei sicuro? Ma certo, ti ho mai deluso forse? No, ma non va bene per gli altri. Fidati di me, amico. Vedrai. Ma bene, sembra che il nostro stimato ospite ci onori della sua presenza. Che ne dici di tornare sotto coperchio? Sul ponte non c'è spazio per le signore. Vedo anch'io. Eppure sì. Oh, vuoi fare lo spiritoso? Vediamo se riniamo. Sospetto che alcuni vogliano ammutinarsi. Davvero? Che sono?
sorpresa. Non potendo fidarmi di loro, sono costretto a rivolgermi a voi. E perché dovrei aiutarvi? Perché se si ammutineranno, voi non riuscirete mai a raggiungere l'America. Ebbene, che farete? Se voi dite il vero, che altra scelta mi rimane? Grazie. Ma sia chiaro, se voi oserete minacciarmi o insultarmi ancora, non esiterò a tagliarvi la testa, io stesso. Siamo intesi? Ottimo. Signore. Signor Kent. Capitano. Qualunque cosa sia, non credo manchi molto. Allora, non è che muoversi. Ha ridotto ancora le ragioni. Dice che sarei lì per il Sandberg. Ehi tu, ho delle domande da farti. Fantastico, ma non ho tempo da perdere. E poi cosa potrei avere di utile da dirti? Cerchi informazioni? Vai dal cuoco o dal medico, loro parlano con tutti. Si lamentano delle razioni come se potessi farci qualcosa, ma per il resto non mi dicono niente. Un consiglio, vai da James, c'è sempre tutto lui. Ma dove posso trovarlo? Proprio dietro di te, amico, su quel barile. Sei tu, James? Sì. Nathan Kenway. Lieto di conoscerti. So già chi sei. Speravo di poterti fare qualche domanda. Lo immaginavo, ma non qui. Seguimi. Allora, cosa vuoi sapere? Hai visto o sentito qualcosa di strano da quando siamo salpati? Qualcosa che ritieni preoccupante? Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte. Non ho sentito che qualche parola qua e là, quindi non so bene che cosa tramino, ma la vedo molto grigia. Intendono ammutinarsi? So soltanto che detestano il capitano. Mills ha cercato di tenerli buoni, ma un uomo solo non può fare più di tanto. Grazie dell'informazione. Spero solo di arrivare vivo alle colonie. Thank you.
Sera, signore. Sera, va bene? Liscio come l'olio, come piace a me. Cosa vi porta quassù? Volevo fare un giro, sgranchirmi le gambe, tutto qui. Attento a dove andate. Il ponte nasconde molte insidie di notte. Cos'è? Hanno lanciato del carico fuori bordo. Ma perché? Novità? Ogni notte è lo stesso, perlustro una zona e buttano i barili dipinti da un'altra. Devo soldare un secondo paio di occhi, magari James o Mills. Ma perché lo fanno? Se ho ragione, i barili servono da segnali. Lasciano una traccia. Temo sia soltanto questione di tempo prima che gli eseguitori... Nave in vista! Si prepara a sparare! Ai vostri posti! Pronti a... Tutti giù! Colpo a salve! Sembra che non vogliono affondarci, ma abbordarci! Uomini nei posti! Pronti a combattere! Li voglio sotto coperta! Perché? Posso difendere questa nave? Ma sapete issare una vela? Caricare un cannone? Combattere in mare? Non credo. Ora tornate in capitolo. Oppure devo farvi scortare giù! Chiudete il boccaporto! Eita! Sei stato risolto. C'è una nave in vista e vuole attaccarci. Ma è strano. Nessun ammutinamento a bordo. Non ha senso. Ah, ma ce l'ha! Che vuoi dire? Pensavi di scappare da Londra così facilmente dopo l'omicidio all'opera? Senza che ce ne accorgessimo, senza che ti seguissimo. Ah, così si spiega tutto. Arrenditi e verrai trattato con ogni onore. Se vuoi trattarmi con onore, dammi una spada. Vuoi davvero tentare la sorte in questo modo? Thank you.
restare sotto coperta. Ti ho dato ascolto, ma Mills mi stava aspettando. È lui che ha portato quella nave qui. Non c'entra la ciurma, solo lui. Che cosa vuoi? Me. E vi prendo. Ah, così. Ci raggiungeranno. Si può far nulla. Forse ho un'idea. Volete che entri in quella tempesta? Abbiamo scelta. Non lo farò. Lo farò io. Va bene, va bene. Pronti all'attracco, uomini! Attracco? Non c'è niente, solo una nebbia infinita. I gabbiani sono delle buone guide. Salite sulla coppa e vedrete.